L'altro volto di Renato Carosone, quando abbandonato il palcoscenico, decise di dedicarsi alla pittura. È stata inaugurata oggi a Napoli la mostra dedicata all'artista napoletano. I quadri esposti al Maschio Angioino esprimono lo studio sulle forme e gli stili che influenzarono maggiormente l'artista. A 10 anni dalla scomparsa, il premio dedicato a Renato Carosone si fa in due. Da un lato una personale di 51 opere di diversi periodi, dall'altro il gran galà musicale che si terrà il 14 dicembre al Teatro Augusteo. La mostra, aperta al pubblico alla presenza del figlio del maestro Carosone, Pino, e del musicista Stefano Bollani, è un percorso che parte dagli anni 60 fino agli ultimi anni di vita dell'artista. Renato Carosone, pittore, è il secondo Renato, cioè voi conoscete Renato musicista, lui diciamo che ormai è parte della storia della musica, però per la pittura credo anche per Napoli sia un po' una novità.